Allora, questa è stata un'autentica battaglia. Il Siena ha dimostrato che può giocare a calcio tecnicamente, ma sa anche combattere. Sì, questa sinceramente è una partita che temevamo un po' tutti, a parte del discorso di avversario, no? Perché sotto le feste natalizie spesso ci sono sorprese, quindi hai detto bene, è stata una battaglia, loro si sono difesi bene, hanno interpretato bene la partita, quindi ci hanno messo sicuramente in difficoltà, anche se poi il pallino del gioco quasi sempre l'abbiamo tenuto noi. È stata una partita dura, difficile, però il secondo tempo secondo me parte di gol l'abbiamo un po' legittimata, perché abbiamo fatto gol subito, quasi subito appena rientrati, e poi abbiamo avuto due occasioni con Granato e una con Boccardi, insomma, quindi potevamo fare gol anche prima. Poi sappiamo benissimo che se andiamo in vantaggio per gli avversari diventa dura, perché sono costretti a concederci più spazio e probabilmente con giocatori del nostro calibro possiamo fare meglio. Il gol era più netto forse quello che non ha dato. Quello del primo tempo secondo me era netto. Era netto. Col secondo non l'ho visto bene perché è stato un attimo mentre mi giravo, che là l'ho visto a terra, quindi non posso giudicare. Mi dicono. Sì, il primo sicuramente sì, quello l'ho visto e mi sembrava netto. Il secondo, ripeto, non l'ho visto bene, quindi non so quanto era dubbio. È stato l'avversario più difficile? Ni, più difficile per il discorso che facevo prima, secondo me, perché insomma è stata una settimana dove comunque la cena degli auguri, festa natalizia, e questo è un periodo che a me mi fa molta paura, per esperienza so benissimo che quando arrivi in questi periodi si può tralasciare un po' qualcosina per la strada, quindi per questo motivo sicuramente sì, per altri no. Se terra nuova rimane... Sì, sicuramente è stata una delle partite più difficili quella lì, anche perché eravamo anche all'inizio del campionato dove dovevamo trovare ancora per bene la quadra, diciamo. Tornando alla partita, mi si può dire, forse c'è stato un approccio un po' più leggero anche per questo discorso di facevi prima rispetto ad altre volte, magari poi secondo me dopo il gol della Rondinella avete letteralmente preso in mano la partita, soprattutto il secondo tempo mi ha impressionato come neanche il tempo di sistemarvi in campo e loro hanno già schiacciato tutti dietro. Ma secondo me non erano partiti male, perché tu intendi per essere leggeri, far girare la palla due o tre volte in più e la partita che te lo richiedeva, perché loro sin dall'inizio hanno giocato marcando a uomo Candido, Lollo e compagnia bella, quindi non era facile trovare gli spazi erano lì dove c'erano i difensori, i terzini per poter fare un giro palla, magari dovevamo essere più veloci e quando magari si era superata la linea la prima linea di prestito dovevamo magari accelerare un attimino, quello sicuramente, però la partita secondo me all'inizio richiedeva questo, cioè è inutile se tutti sono schiacciati dietro andare a sbattere contro il muro, poi quando poi prendi gol la partita cambia, sei costretto a volte anche magari ad accelerare, a fare giocate che non faresti in condizioni normali. Il gol subito c'è stata un'indecisione difensiva, diciamo. Sì, fondamentalmente è stato un errore nostro, è stato il passaggio di Bianchi un po' lento e non aveva visto probabilmente alle spalle un giocatore avversario. Morosi probabilmente in quel momento poteva decidere invece di uscire, attendere, mettersi davanti e fare schermo, invece decise di uscire, si è fatto saltare, poi effettivamente bisogna anche rendere merito al giocatore avversario, ha fatto un bel gol, ci aveva già provato qualche minuto prima, quindi aveva un bel piede, sicuro di sé, ha fatto un bel gol. Un bel apporto anche da parte dei subentrati. Beh, direi di sì, ma questo già l'ho visto anche nelle altre partite, la bravura anche sotto questo punto di vista di Madrini, che riesce a tenere un gruppo comunque unito e dove tutti i ragazzi si sentono del loro chi più chi meno
delle occasioni che hanno importanti. E al volo, se avete qualche novità su Cavallari, è uscito un po' dolorato. Ha preso una botta, quindi non è un infortunio muscolare, ovviamente quando prendi la classica botta devi valutare nei prossimi giorni l'ematoma e l'entità dell'infortunio. Escursione in Magrinia, cosa c'è stato? Allora, in quella situazione lì proprio niente, perché veramente in quell'occasione altre volte magari qualche parolina gli scappa al mister, ma scappa a me o a qualcun altro dalla panchina. In quell'occasione aveva chiamato Candido dicendogli qualche cosa, l'arbitro l'aveva già, diciamo, tra virgolette minacciato quando siamo rientrati in campo nel secondo tempo, che appena avrebbe sgarrato qualcosa l'avrebbe cacciato, e probabilmente ha interpretato male queste urla, è venuto e l'ha direttamente rosso. Però vi assicuro che in quell'occasione proprio non c'entrava nulla le parole di Magrini contro l'arbitro. Senti, posso farti una domanda un po' più tattica, diciamo. Tornando indietro, vista come è andata la partita, vi sareste ripresentati in trasferta qui con Candido, Galligani, Boccardi e Ricciardo tutti insieme dal primo minuto? Ma sicuramente sì. Noi, essendo il Siena, avendo costruito una squadra di questo tipo, non ci possiamo, io almeno la penso così, ma credo che Magrini sia d'accordo con me, abbiamo più o meno le stesse idee, quindi noi prima di tutto dobbiamo pensare noi stessi. Siamo il Siena, siamo con grande umiltà, abbiamo iniziato questo campionato perché ci serviva anche soprattutto umiltà inizialmente, però i valori di questa squadra, soprattutto dal centrocampo in su, insomma, per la carriera. Oggi il Candido praticamente spesso ha fatto mediano. La partita chiedeva quella, l'intelligenza, la bravura, vedi, dei calciatori che hanno fatto anche categorie più importanti, è proprio questa, adattarsi a determinate situazioni. Quindi, voglio dire, non è perché andiamo fuori casa o c'è una partita particolare ci dobbiamo snaturare. Secondo me sarebbe un messaggio sbagliato. Poi si può fare tutto al contrario di tutto, come sempre, no? Se i risultati vengono, perché dovremmo pensare a queste cose. Bene, se non ci sono altre domande, continuiamo.